E che se si vuol capire qualche cosa di questo mondo, bisogna capire che alla fine delle fini non c'è niente da capire. E questo, tra l'altro, è il punto fondamentale dell'estetica contemporanea. Non c'è forma, non c'è racconto, non c'è narrazione, non c'è niente da dire, non c'è niente da capire. C'è solo da volere che cosa? Se stessi. Voi capite, tra l'altro, come tutto ciò sia assolutamente irresponsabile, perché nega il dovere di rispondere a qualcuno, e come sia da una parte sfidante e dall'altra parte invece come sia pacificante, perché insegna a ciascuno che quello che conta è essere se stessi e basta. Come diventa facilmente ideologia. Qui c'è il discorso che non c'è nulla di strutturale. Marx diceva, puoi non credere a nulla, anzi devi non credere a nulla. La filosofia adesso si dice, sono i filosofi del sospetto. Non devi credere a nulla, però devi credere all'economia politica e alle sue contraddizioni. Qui c'è scritto, non devi credere a nulla. Certo, è liberatorio, sì. Però, appunto, è l'idea che non c'è un'impresa collettiva che meriti il nome della verità. La verità artificiale del Leviatano, la verità storica di Hegel, la verità rivoluzionaria di Marx. L'impresa collettiva, se vuoi la puoi fare, la puoi chiamare Erdpolitik, la politica mondiale, Weltpolitik, la politica mondiale, è pura volontà di potenza. La puoi fare, puoi non farla. Non c'è una necessità. O se vogliamo, la necessità, il destino, è nient'altro che il contrario della storia, il contrario dello sviluppo, il contrario del progresso. Il destino è l'essere gettati nel mondo.